soprattutto con il Giangio, con Gianni, lui si basa tanto ad andare a vedere anche la capacità della squadra di fare il side out in base a come la ricezione, quindi la ricezione positiva, solo perfetta, o da quando è esclamativa e negativa. Perché da questo lui dice, ok, se siamo in difficoltà su una ricezione esclamativa meno, è noi lì che dobbiamo fare gran parte dei break. Perché lui va sempre, comunque le sue squadre sono sempre solitamente con una buona battuta, e lui piace tanto avere una buona linea di muro difesa. Quindi va a basarsi tanto sulla settimana in questo, dove noi possiamo ottenere dei break e dove lì pretende allora che noi dobbiamo fare la differenza in partita. E quindi anche l'allenamento in settimana, se è una squadra che ha molta ricezione staccata, usa molto palla alta, allora andiamo a lavorare bene su queste cose in modo da essere preparati poi la partita della domenica. Lo stesso vale anche per noi, se giochiamo per esempio contro una Perugia che ha dei grandi battitori, andiamo a ipotizzare che avremo molte palle staccate da rete, quindi anche per il nostro attacco andiamo a strutturare degli esercizi dove sarà molto importante avere tante palle alte o tante palle con ricezione esclamativa, quindi sui 3 metri, in modo che poi non si arriva in partita che non si è, i giocatori si trovano a fare delle cose che non hanno mai provato, no? Poi è sempre diverso comunque allenamento e partita, però cerchiamo di dare questi input. No, è molto interessante, no? Perché delle volte si vedono tanti allenamenti molto buoni, ma un po' standard, dove magari sì, si lavora tanto con la palla perfetta, la palla doppio più, la palla più, o con tanta free ball, poi alla fine se l'avversario è una squadra molto forte in battuta, ti troverai ad affrontare situazioni completamente diverse. Tendenzialmente adesso il maschile è diventata molto fisica, quindi le ricezioni perfette sono sempre di meno, perché comunque siano dei grandissimi battitori, quindi servirebbe anche a poco dare sempre free ball, sempre, anzi, soprattutto il Giangio, quando comunque in alcuni esercizi c'è un esercizio con la free ball, lui dice sì, però facciamola come se fosse una ricezione esclamativa o spostata, in modo che anche se è una free ball però non ce l'abbiamo doppio più. No, è anche molto interessante il discorso che facevi sulla squadra avversaria con ricezione staccata, perché comunque sono situazioni teoricamente un po' più facili, ma bisogna proprio allenare i tempi di muro, le partenze di muro. Ovviamente poi, quindi primo giorno diciamo da un po' una linea generale con un paragone, noi con la ricezione esclamativa siamo così, abbiamo questa efficacia, facciamo il cambio palla con questa percentuale e loro in quello, quindi se un nostro punto di forza dice ok, noi quindi qua adesso questa settimana lavoriamo bene su questo, perché qua noi possiamo vincere la partita o comunque certo, metterci un po' in vantaggio, no? E poi naturalmente i giorni dopo si va a vedere anche la distribuzione del palleggiatore, quindi se in alcune cose che vediamo su ricezione esclamativa con il palleggiatore che si sposta verso posto 4 tende a tenere la palla vicino a lui e non aprire il gioco, allora lì possiamo anche già dire centrale, ok, già in settimana quando succede lo diciamo anche al secondo palleggiatore, incominciate a fare anche già degli adattamenti, quindi 1-2 passettini in modo che siete più vicini, però non è che vi spostate proprio, incominciamo, perché poi anche dall'altra naturalmente si studiano, come noi studiamo anche il nostro palleggiatore, diciamo ok, queste partite hai fatto solo questo, adesso magari cambiamo anche un po', perché no? Beh, anche questo è un'indicazione molto interessante, è una parte che delle volte un po' si omette, no? Dobbiamo sempre lavorare pensando che gli altri ci studiano e ci studiano molto bene, sì, e quindi dobbiamo anche... Anche gli altri studiano noi, questo... ormai è normale, quindi anche noi dobbiamo cercare di prevenire delle volte cosa possono fare gli avversari nei nostri confronti. Poi altre cose che andiamo a vedere, che poi può essere sempre strutturato durante la settimana, dopo per esempio le prime 5 partite andiamo a prendere la squadra più forte, quindi quella che è in prima in classifica, quest'anno per molte volte è stata Perugia, andiamo a paragonarla con noi anche con le combinazioni d'attacco, quindi a palla l'attacco spinta in 4, loro hanno questa efficienza, noi siamo nati in difficoltà, siamo più bassi, perché andiamo a capire, cerchiamo di, allora magari in settimana andiamo anche a lavorare di più su questo, ok, perché siamo più bassi rispetto a loro, dobbiamo cercare di avvicinarci e quindi andiamo a fare più lavori o cercare, all'inizio abbiamo avuto problemi di infortunio, comunque 2 schiacciatori nuovi con un palleggiatore con il quale non ho mai giocato, quindi ci sta andare a fare queste cose, cercare di migliorare il nostro livello di gioco e la nostra empatia e tutte le nostre cose. Questo è molto interessante. A livello organizzativo della settimana, quando inserite queste riunioni, o se c'è comunque ogni giorno da parte del capo allenatore delle piccole informazioni per andare poi a strutturare le sedute di allenamento?
Giangio all'inizio di ogni allenamento ha una lavagna dove ogni giorno va a dare qualche informazione in più. Quindi lui prepara dal martedì, fa un piccolo riassunto di quella che è stata la partita e poi incomincia a dare subito degli input per la partita dopo. Lui quindi dice: ok, questa settimana giochiamo contro questa squadra che gioca così, ha questi punti di forza e noi dovremo comunque essere bravi questi punti di forza di cercare di abbassare il loro valore. Quindi una Perugia che comunque aveva un buonissimo side out sulla recezione esclamativa o meno, perché comunque ha giocatori come Trnazievic e Leon, abbiamo fossilizzato che comunque noi lì dovevamo essere bravi a ridurre la loro efficacia, quindi a toccare di più la palla, a difendere, fargli giocare molto di più la palla, che abbiamo visto che poi andavano a fare degli errori. Quindi andavamo sin dall'inizio a dare degli obiettivi e poi ogni giorno andava ad aggiungere qualcosetta, qualche input. Quindi ogni allenamento lui andava già a dare qualcosa. E questo è il lavoro che fa prima dell'allenamento con la lavagna. Per quanto riguarda invece magari dei lavori video, quando li inserite durante la settimana? Allora, il primissimo video è il martedì, ma si basa sempre sulla partita conclusa. Appena terminata, certo. Cosa abbiamo sbagliato, cosa invece abbiamo fatto anche molto bene, per far vedere anche ai giocatori: guardate, la scorsa settimana abbiamo lavorato su questo, poi in partita l'abbiamo fatto, quindi degli input anche positivi che ne hanno bisogno anche, perché sennò dicono: cavolo, va sempre tutto male, cazzo. Siamo scarsi. E poi i veri video sulla squadra avversaria sono il sabato, che incominciamo a vedere la fase side out su ricezione positiva, esclamativa, e questo è il sabato. Poi la domenica facciamo invece un video con soltanto i ricettori, dove quindi andiamo a vedere tutti i battitori, le loro tendenze, le loro zone forti, quindi andiamo a cercare di avere un colloquio anche con loro per cercare di coprire, di andare a difendere le zone loro più forti e i migliori battitori. Diciamo che questo qua ha comunque un coefficiente di battuta molto alto, quindi è molto importante far subito cambio palla, è come se valesse doppio. Quindi anche in settimana, per esempio, abbiamo fatto dei lavori dove è importantissimo far subito i side out in alcune occasioni, quindi con magari un punteggio doppio da far capire per loro nella testa che ok, quando c'è Leone in battuta prima facciamo cambio palla, meglio è, perché se no va in serie e ci ammazza da solo. E subito dopo invece facciamo un'altra riunione video con tutti i giocatori, dove andiamo a vedere anche le ricezioni più negative, quindi quelle su palla alta, come il gesto d'attacco degli attaccanti, per vedere ok, siamo ora tre, però lui comunque cerca di colpire lì, quindi anche il posto 6 si difende, andare a strutturare tutta la linea di difesa. E poi anche con tutta la squadra facciamo un piccolo video sulla loro fase break, perché comunque è importante che anche i centrali e gli opposti vedano anche gli altri come battono, come sono strutturati come linea, muro e difesa, per cercare di capire. O a volte abbiamo fatto anche degli attamenti inserendo l'opposto in ricezione, perché si andava a coprire un po' più il campo, quindi anche in questo bisogna avvisarli. Mi interessa moltissimo sapere invece le richieste extra, ovvero le richieste che magari ti fanno alcuni giocatori per avere dei feedback su se stessi. Allora, i giocatori specialmente, vabbè, prima cosa che io non subito il tabellino, vogliamo vedere il tabellino. Ma solo questo mi hai messo in ricezione, no, l'ho fatto meglio. E questo è un difetto che hanno i giocatori in tutti i livelli, in tutte le categorie. È lo standard di tutte le categorie, penso. No, poi ci sono giocatori che mi hanno chiesto subito dall'inizio dell'anno, dalla prima partita, dei montaggi o dei video da dove si vogliono rivedere. Vogliono rivedere tutte le volte che hanno toccato la palla, o per esempio quando sono a muro, tutte le volte che loro erano davanti, per vedere anche quando hanno attaccato dall'altra parte, lui che gesti ha fatto, che movimenti ha fatto per arrivare in difesa. Quindi queste sono le cose un po' più classiche. Poi abbiamo, vabbè, il libero che mi chiede di mercoledì se gli posso preparare un video dove vede già tutti i battitori durante la settimana, e questo anche gli altri due tre schiacciatori titolari, in modo che arrivano già il sabato al meeting con delle idee, dove quindi se hanno qualcosa da dire, parlano anche tra di loro. È bello, perché molte volte c'è stato Pesaresi che parlava con Clevenò, nel senso: ti va se facciamo così? Sì, sì, guarda, magari proviamo a fare anche così. È interessante vedere che comunque loro parlano, hanno già studiato, quindi anche per noi è bello il fatto di avere alcuni giocatori che gli piace prepararsi, ci dà il senso di essere, di avere dei giocatori seri, di avere i giocatori. E l'altra cosa è con i centrali, soprattutto Matteo Piano, in questo è molto, gli piace molto vedere gli altri centrali quando attaccano, per cercare di capire
se hanno delle tendenze, se quando un giocatore salta arrivando da posto 2 certo. tende a girare la palla verso 1 oppure a incrociarla, e quindi cercano di trovare delle piccole cose che secondo loro riescono a riconoscere in partita per cercare almeno di toccare, rallentare un po' la palla in modo che poi dietro noi difendiamo e possiamo rigiocare la palla. Siete stati ospiti della Pala Yamamay in questi ultimi anni, quindi è stato un po' complesso magari gestire tutta la parte degli allenamenti. Adesso finalmente avete una casa molto bella, e so che state anche pensando a creare una struttura video per gestire gli allenamenti. Se ci vuoi dare due idee su quello che avete in testa, può essere molto utile. Sicuramente già al Pala Yamamay avevamo comunque una telecamera in rete, con la classica visuale, no, da dietro, dove quindi andavamo a trasmettere comunque l'allenamento in streaming, in ritardato di 8 secondi più o meno, no? Soprattutto quando facciamo lavoro a muro, o anche i battitori quando lavoravano tra di loro per vedere il loro lancio e cose così, gli piaceva molto. Le volte che poi siamo arrivati subito a Milano che non c'era già questa cosa, Paolo, quando metti il video, perché alla fine era diventata una cosa dove a loro piaceva vedersi per capire il gesto che avevano fatto. Adesso perdonami, ma prevengo tutte le obiezioni dei nostri ascoltatori, che giustamente non tutti hanno la fortuna di allenare in A1 maschile, però credo anche che al giorno d'oggi, grazie al costo della tecnologia, tutti questi sistemi iniziano a diventare possibili per molti, no? Perché comunque sì. Una webcam inizia a costare molto poco, il wifi ce l'hanno un po' tutti. Una telecamera, ci sono vari programmi ormai anche gratis sui computer per fare le catture dirette direttamente da una telecamera qualsiasi normale, quindi già una cosa così può essere utile, o comunque registrare l'allenamento e riuscire a far vedere qualcosa ai giocatori può essere sempre carino e utile per loro, per la loro crescita. No. Anche perché molte volte gli allenatori, guarda, fai questo errore, il giocatore ti dice no, non è vero, cioè non sono cattivi, però non riescono a capire effettivamente a volte che cosa hanno fatto e come invece dovrebbero farlo. Invece se gli fai vedere, guarda, tu hai fatto questo, io invece voglio che fai in un altro modo, in questo modo, e va bene anche i modelli, gli altri giocatori. È molto interessante, perché teoricamente più si scende di livello e più probabilmente ci sono dei macro errori da affrontare, e quindi rivedersi, dovendo all'inizio dell'anno magari scegliere un budget da investire su qualcosa. A volte vedo tanti attrezzi carini ma relativamente inutili all'interno dell'allenamento, e mentre credo che insomma questo sistema di differita sia veramente molto importante per dare un feedback reale ai nostri giocatori. Sì, sento anche molti che dicono poi però finita l'azione i giocatori sono sempre là che guardano, però lì secondo me sta anche negli allenatori la quantità dell'allenamento e la qualità che vuoi dare all'allenamento, perché se fai comunque un lavoro che quello lì deve servire soltanto in alcuni casi, perché non è che allora tutti i punti tanto così ci si riposa e guardiamo il video, no, e serve soltanto appunto in alcuni casi, tipo l'opposto, che stiamo cercando di fargli fare un lavoro diverso con una palla più veloce, quindi deve trovare il giusto tempo. A volte allora quando non lo prendeva si guardava un attimo veloce, però la testa deve essere sempre lì sul campo e non deve servire per spezzare troppo l'allenamento, non serve a nulla. Ti ho interrotto io, stavi descrivendo il progetto che avete per la nuova casa di Milano. Adesso abbiamo un piccolo progettino da andare a mettere appunto varie di queste telecamere in rete in vari punti del campo per studiare meglio, per far vedere ai giocatori meglio i lavori che si vanno a fare, per esempio in battuta, invece di avere soltanto la visuale presa da dietro classica, avere anche una telecamera sui 9 metri per far vedere anche dove ha colpito il pallone, come profondità, quanto è entrato in campo, quindi cercare di evolvere queste cose, magari avere anche dei programmini che ti studiano il movimento del giocatore, ti vanno a trovare, guarda, se con quel, togliendo questo pezzo, magari perché ogni tanto hanno delle cose automatiche dove gli fa saltare di meno oppure accorciano il passo, e quindi cercare un po' di sfruttare al meglio anche la qualità dei nostri giocatori. Io utilizzo Kinoea, che è un open source che si trova anche sul sito della Federazione Internazionale. Non so se voi utilizzate qualcosa di più sofisticato. Allora, con il Giangio, che lui lavora molto a stretto contatto con il Politecnico di Milano, con la quale avevano già fatto un programmino Setex. Loro adesso hanno un programma Movida, dove praticamente va a costruire con delle linee tutto il movimento del corpo umano, no? Quindi del gesto, lo stanno usando anche già nel calcio,
e quindi al prossimo anno il nostro interesse è ok, prendo questo programma e cercare di specializzarlo anche nella pallavolo e farlo, renderlo utile anche per noi.